Ciao a tutti. Allora, io ho preparato, diciamo, ho lavorato in questi ultimi giorni a una valutazione dell'anno appena passato, quasi passato, mancano pochi giorni alla fine di quest'anno. Allora, il mio intervento comincia con un bravo innanzitutto a Stefano, perché Stefano, il quale io normalmente tendo a criticare, in questo caso, per quanto riguarda l'andamento di quest'anno, gli devo veramente riconoscere una grandissima capacità, quasi visionaria. Perché lui, ricordo l'anno scorso, a gennaio, sono andato in banca per chiedere un fido, voglio garanzie, dice uno, praticamente i beni ce l'hai, allora ti danno i soldi. Allora, insomma, è un po' una cosa, no? Non è più come una volta che finanziano le aziende per il potenziale che hanno. E siamo andati in banca a parlare. Stefano ha detto al direttore della banca che per l'anno 2010 prevedeva un fatturato di 500.000 euro. Io lì mi vergognavo, sono diventata anche rossa e dicevo: ma guarda, questo cioè, è esagerato, ma dice da ricordo proprio un megalomane, per far bella figura col direttore. Io proprio dicevo: Madonna, ma è esagerato. E mi sentivo male. Ha azzeccato, perché noi sfioreremo questi 500.000 fatici che lui ha previsto, quindi ha una capacità di previsione da imprenditore che ce l'ha proprio nel sangue. E oltretutto è una persona che ha voluto investire in una struttura, non solo il suo tempo e il suo denaro, proprio tutto il suo cuore, tutta la sua energia. Poi, andiamo avanti. Dopo il bravo e grazie a Stefano, al quale io farei un applauso a questo punto. Sono commosso perché non aspettavo questa cosa. Vabbè, anche Fa un bambino e crea futuro, no? Anche diciamo senza che vuole, cioè, costruisce una giù e piuttosto facendo, non qui c'è scritto altre cose, poi lo vedete, costruisce un futuro. Sbaglio da nessuna parte, per cui cioè, mia, l'impegno comunque come che un antonio comunque ci si prenderà sarà un impegno, cioè, di condurvi e di traghettarvi verso un senso di responsabilità, cioè che bisogna che tutti vi prendiate, perché tenete schiacciato il piede sull'acceleratore comunque, cioè, da parte di chi vi guida, da parte di chi vi guiderà, cioè, comporta impegni, sacrifici, rinunce economiche, familiari. Però poi dall'altra parte la soddisfazione è quella di vedere le persone che vanno avanti con le loro gambe, cioè, su cui si può contare, su cui si può avere la serenità di poter dire vado a dormire stanotte, cioè domani mattina se io mi sono scordato di qualcosa c'è cioè qualcuno che l'ha pensato apposta a me. Questo penso che sia l'impegno che tutti dovete prendere, se però poi a un certo punto sono arrivato in un video dove la scelta aspettava a me, mi è stata consigliata, mi è stata sostenuta, mi è stata supportata da alcuni, però l'ho fatta e oggi credo che se l'azienda mi dà l'opportunità, è meglio sicuramente di Cesare che l'ha voluto, di Stefano che ci ha creduto, ma credo che un piccolo merito ce l'abbia pure io per quello che ho fatto. Io mi sento parte integrante del progetto, mi sento un acceleratore dei processi e dei risultati di questo progetto e mi sento capace di farlo con quelle che sono le normative, diciamo così, i principi che regolano la casa di famiglia. Contatti per l'immobile, quindi è inutile che io ci vado sopra. Già ce li avete comunque, state tranquilli in tutti i portali. Però non reputo importante spenderci altri soldi, perché so già che gli appuntamenti ce ne sono, le telefonate arrivano, quindi basta quello, diciamo, pubblicità standard, quello che mi faccio intendere. Questa è una cosa che continuerà e la cosa, quello che accadrà nel 2011 con un po' di tempo, è che io non vi chiederò più gli immobili da pubblicizzare perché vorrei andare in autonomia, nel senso capire io quali sono gli immobili che per voi, che sono più importanti per noi, hanno un prezzo giusto, che sono immobili insomma, che possiamo spingere e venire velocemente. Non ce l'ho ancora questa autonomia sinceramente, quindi ho bisogno ancora di voi di chiedervi quali sono, quindi di volta in volta avete ancora questa.